Le uova di Pasqua dell'AIL si confermano, insieme alle stelle di Natale, due appuntamenti fondamentali per il sostegno alla ricerca. Negli ultimi 30 anni, grazie al contributo delle persone, l'associazione ha distribuito oltre 15 milioni di uova di Pasqua solidale, raccogliendo più di 170 milioni di euro che sono stati destinati alla ricerca scientifica su leucemie, linfomi e mieloma. Dalle borse di studio per i ricercatori ai laboratori e ai centri ematologici e all'assistenza in favore di famiglie e pazienti. Numeri consistenti, consideriamo quattro province a livello regionale, Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, sulle almeno 50.000 uova date. Questa è la 31ª edizione di questa importante manifestazione di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche delle emolinfopatie e per la raccolta fondi, che poi vengono utilizzate chiaramente a sostegno dei centri di ematologia. 83 centri di ematologia, l'AIL compie i suoi 55 anni di vita e sono 55 anni di vita vicino ai pazienti e alle strutture sanitarie dell'ematologia. Ricordiamo che AIL non è soltanto le uova di Pasqua e le stelle di Natale che danno un contributo fondamentale, AIL tutto l'anno. AIL tutto l'anno perché chiaramente finanzia diversi servizi socioassistenziali, il servizio assistenza domiciliare, le case alloggio. La ricerca scientifica viene finanziata tramite il GMEMA e sono tutte attività importanti che lei svolge ormai da anni e questo dà comunque un grosso contributo all'ematologia italiana.